Paolo Ceci, alle sue spalle c'è Sara che come al solito sta intrattenendo, sta facendo cambusa, come si dice, esatto, mi sembra giusto, tu hai già mangiato quindi non ti rompo le scatole come l'altro giorno. Com'era questa tappa, com'è andata questa partenza? Tu sei stato molto bravo, devo dire, stamattina sull'asfalto. Boh, sì, dai, tanto. Persona seria. Io lo dico sempre, Paolo Ceci è l'unica persona seria dei rally. Lo sapevo che quella, scusa, Cominotto dice che è rimasto deluso. Poi parliamo di quello che ha fatto Cominotto. Cominotto cosa ha fatto? Poi te lo racconto, no, te lo racconto subito. No, te lo faccio raccontare da lui, però c'è il film e anche le foto. E però mi aveva avvertito, mi aveva detto vai lì e fai il film. A parte, parliamo della speciale. A parte la partenza molto onesta, spettacolo, così no, dopo tutto bene, la speciale era piuttosto veloce, non c'era, a parte due pezzettini di navigazione che effettivamente sì, non erano proprio banali, però niente di straordinario. Era una speciale bella per i posti, un po' monotona perché era tutta gas, tutte queste strade con questo brecciolino che fai consuma veramente gomma? Le gomme sono finite completamente anche oggi, 180 km da buttare via le gomme. Mamma mia. Io tra l'altro ho anche fatto partire la mousse bruciata completamente. Io lo so perché. Perché era invidioso di Seminara, cioè. Esatto, lo so, lo immaginavo. Ma adesso che abbiamo parlato della mia speciale, io vorrei sapere della partenza sull'asfalto di Vanni. Sto andando da Vanni Caminotto, che ci racconterà che l'aveva già in mente. Avevi già idea di quello che facevi o ti è venuto così? Non me lo ricordo. Perché mi hai detto vai a farmi il filmato. Io te l'ho detto. No, ma l'ha detto quell'altro. Ma pure te, sì. Allora io sono andata in fondo e lui è partito, si è messo in piedi sulla sella e poi ha impennato. E credo che adesso nel paese che non mi ricordo più come si chiamava, Erz qualche cosa, tutti... È diventato l'eroe. Lui era l'Esberg, esatto, è diventato l'eroe del paese. Le sue fans. Addirittura. Esatto. Poi hai continuato così la speciale oppure a un certo punto hai messo giù la ruota? No, sono stato abbastanza tranquillo dopo. Mm-hmm. Un pochino perché mi avevano dato la GoPro per fare il filmato. E... Te l'avevano messa sul cuore proprio, sì. Infatti. Pedro. Pedro, rinominato Pedrero da Mirko Mavanna. I primi chilometri ho preso qualche rischio, forse di troppo. Dopo ho iniziato a calare un po' il ritmo perché sennò così non arrivavo alla fine. Mm. Ho fatto al 20° chilometro, ho preso una pietra che parlavamo prima, che penso che l'hanno presa abbastanza tutti, su un scollinamento che sembrava dritto invece faceva leggermente sinistra. E c'era un canale con le pietre. Sono riuscito a schivarla, ma l'ho presa col dietro a momenti. Tum. Però dai, bene, mi sono perso sul punto più facile della speciale, praticamente ho letto male una nota al 111° chilometro e sono andato via dritto per un chilometro sulla strada e poi ho girato, ho tornato indietro, ho capito dove avevo sbagliato, una strada poco visibile. Posso fare io una domanda, Vanni? Ma prego, ma io sono piacere. Vanni, ma visto che la pietra l'hai presa, perché non l'hai caricata e portata qua? Potresti porre la stessa domanda agli altri, visto che li hanno presa anche gli altri. Va bene. Io vorrei sapere, scusate, quelli che hanno quasi arrestato Mirko Pavane, non li ha trovati nessun altro? No, mi hanno fermato anche a me. Ah, ok. Sì, io gli ho tirato addosso perché... E infatti, perché se a lui gli hanno messo una macchina di traverso... Mi vuole fermare in speciale, no, non esiste. Abbiamo già esperienze del genere in altri posti. Quando sono stato vicino, ho accelerato e lui chiaramente si è spostato, perché non voleva prendersi una montata in faccia. Posso dirvi una cosa, inquadrandovi tutti, quasi tutti, perché lui non ci riesco a vedere più avanti? Secondo me, se sono rimasti lì, hanno fermato Seminara. No, sicuramente. E sicuramente Carlo si sarà messo lì ad accendere una bella discussione in inglese, siciliano. Esatto, lo sapremo solo più tardi. Bene, grazie.